Come sapete, l'audizione sarà trasmessa sul canale web della Camera dei Deputati. Cominciamo con l'interrogazione. C'è stata qualche inversione, ma non c'è problema, lo diciamo subito al sottosegretario, della collega Baroni su iniziative a favore di agricoltori e allevatori a fronte dell'aumento dei costi di produzione determinato dall'incremento dei costi delle materie prime. Prego. La ringrazio, Presidente, e ringrazio anche il sottosegretario che ho visto prima collegato per questa question time. L'interrogazione che ho presentato insieme ai colleghi del gruppo di Forza Italia della Commissione verte sui rincari energetici e mai credo sia stata in tempo utile per la giornata drammatica che stiamo vivendo. L'agricoltura, come tutti sappiamo, ha dato un contributo fondamentale al Paese nel momento della pandemia. L'agricoltura è l'unico settore che non può fare la scelta di fermarsi rispetto alla propria attività produttiva. Come è stato sottolineato anche in una recentissima intervista sul Sole 24 Ore, proprio di 2 giorni fa, del ministro Patuanelli, tutti i paesi stanno andando verso, tendono verso l'autosufficienza alimentare e i settori colpiti dell'agricoltura sono stati tutti colpiti dal rincaro dei costi energetici, ma sottolineo in modo particolare i costi che colpiscono in maniera drammatica il settore della zootecnia, nella quale il costo della produzione è un prezzo di 46 centesimi il costo della produzione è 46, mentre il prezzo stabilito al tavolo è quello di 41 centesimi. E quindi la richiesta è al governo, data questa situazione brevemente che ho brevemente esposto, e mi riconduco comunque al documento depositato, è quali siano le misure, quali sono i tempi per sbloccare le misure, soprattutto in relazione al PNRR. Parco agrivoltaico, biogas, biometano, delle quali ci ha parlato peraltro il ministro in audizione con un documento complesso e completo circa 10 giorni fa. E peraltro sottolineo anche al sottosegretario proprio il contenuto, uno dei contenuti più importanti che a mio giudizio risultano dalla intervista del 22 di 2 giorni fa, del 22 sul Sole 24 Ore, riportata al Sole 24 Ore al ministro Patuanelli, il quale ha dichiarato che da degli studi che lo stesso ha potuto analizzare, le aziende che investono in agroenergie non avrebbero nemmeno percepito l'aumento dei costi energetici se già il nostro sistema industriale del settore primario e dell'industria agroalimentare avesse potuto fruire delle grandi risorse del PNRR di cui il Paese dovrebbe beneficiare. Ecco, questa è la domanda e questa è la richiesta che si fa al Governo di dirci quali sono appunto le misure che complessivamente intende prendere per far fronte a questa situazione gravissima che si è venuta a creare. Bene, grazie. Prego, governo. Grazie Presidente, onorevoli deputati. La tematica evidenziata dall'onorevole interrogante è stata più volte affrontata durante le recenti riunioni dei consigli agrifish a Bruxelles, dove a partire dal mese di luglio dello scorso anno diverse delegazioni, compresa l'Italia, hanno rappresentato le problematiche dovute all'aumento dei prezzi di alcune materie prime, invitando la Commissione ad attuare adeguate misure. La situazione si è ulteriormente aggravata e desta notevoli preoccupazioni, anche perché l'impennata dei prezzi dell'energia rischia di vanificare il rilancio del settore e dell'economia in generale. Tuttavia, segnalo che nell'ultimo Consiglio dei Ministri è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Nonostante da più parti siano stati evidenziati i disagi degli allevatori, allo stato attuale non sono previsti interventi a sostegno del mercato da parte dell'Unione Europea e di conseguenza non vi sono misure nazionali da implementare, ad eccezione della misura emergenza stalle e comunque nella nuova strategia nazionale del sistema agri-zootecnico messa a punto per la futura PAC, sono state individuate delle strategie di intervento coordinato tra i diversi settori produttivi,
quali quello cerealicolo. Mi scusi, sottosegretario, se si può avvicinare al microfono un attimo. Che... E delle proteaginose, il comparto della zootecnia più in generale. Nel contempo, le esigenze prioritarie individuate nel Piano Strategico Nazionale 2023-2027 per il settore zootecnico sono fra le altre quelle di ridurre le esposizioni degli allevamenti nazionali alle oscillazioni del mercato globale della materia prima e degli input produttivi, sostenere il reddito degli allevamenti in aree con vincoli e svantaggi naturali, strutturali e territoriali, favorire l'aggregazione tra gli operatori a monte e lungo la filiera, anche attraverso processi di integrazione, cooperazione e partenariato tra i medesimi attori della filiera, al fine di migliorare la regolazione e la trasparenza del mercato. Per alleviare le sofferenze finanziarie delle aziende agricole è stato predisposto un decreto che consentirà di anticipare entro il 31 luglio 2022 gli aiuti PAC del primo pilastro, che saranno oggetto della domanda unica il cui termine di presentazione scadrà il 16 maggio 2022. Inoltre, per cercare di arginare le difficoltà del comparto, il Ministero ha adottato una serie di provvedimenti per garantire il reddito anche mediante misure di sostegno per favorire gli investimenti e facilitare il dialogo tra le parti. Tra questo ricordo il Fondo Emergenziale Filiere in Crisi, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, il Fondo Competitività, il Fondo Suinicolo e il Fondo Grano Duro. Peraltro, nell'ambito del PNRR abbiamo proposto e ottenuto l'inserimento dei contratti di filiera come misura di sostegno e sviluppo di tutte le filiere agricole, oltre ad aumentare in maniera significativa la quota di produzione di energia rinnovabile. Infine, per prevenire speculazioni, ricordo che il nostro Paese si è battuto fortemente anche in sede europea per l'approvazione della direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, recepita lo scorso novembre con lo schema di decreto legislativo 198-2021, che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare. Non sarà più possibile, peraltro, imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione. Grazie, Grazie, prego, con le Presidente. Baroni. Sì, ringrazio il sottosegretario perché dal tenore della risposta si evince che le misure sono molteplici e affrontano varie tematiche e vari settori delle produzioni agricole ed agroalimentari. Prenderemo buona nota di quanto soprattutto del fondo emergenziale per le filiere in crisi, del fondo per lo sviluppo e degli altri fondi dei quali ha parlato il sottosegretario. Mi pare anche che sia l'anticipazione della PAC un'ottima notizia. Ecco, volevo peraltro sollecitare, sottolineare al sottosegretario che le dichiarazioni del ministro di emanare i bandi che riguardano il parco per l'agrovoltaico entro il marzo del 2022 sono importantissime rispetto di queste tematiche, di questi termini. Vedo anche che il sottosegretario ha parlato delle filiere, del sostegno alle filiere per quanto riguarda i contratti di filiera. Ecco, anche questa è una delle più importanti misure del PNRR. Mi pare che valga 1 miliardo e 200 milioni, dei quali 350 però sul quarto bando già in sede di assegnazione. Le restanti risorse vanno assegnate su un quinto bando che dovrebbe essere predisposto nel corso di quest'anno. Sono tutte misure importantissime sulle quali il governo ha dato il proprio impegno al rispetto delle tempistiche nell'ambito dell'anno 2022 e l'assegnazione di importanti risorse già entro la fine del 2022, primo trimestre del 2023. E questi ci sembrano, il rispetto di questi tempi, di queste tempistiche, ci sembra essenziale proprio per il sollievo da dare al settore. Nel corso di una riunione che come Forza Italia abbiamo tenuto nei giorni scorsi con le principali associazioni di categoria,
Sottolineo anche uno degli aspetti che ci è stato segnalato, che potrebbe essere quello di un intervento sul mercato del lavoro e soprattutto la reintroduzione dei voucher in agricoltura, che per la nostra forza politica è sempre stata importante e che a maggior ragione potrebbe proprio nel settore dell'agricoltura dare un ristoro, un sostegno e un miglioramento di quella che è complessivamente la situazione del mondo del lavoro nel settore dell'agricoltura. Sono soddisfatta per la risposta che ha dato il sottosegretario. Grazie, passiamo allora, come ho anticipato, all'interrogazione del collega Failis in merito al sostegno del comparto agricolo sardo in fronte al rincaro delle materie prime. Prego. Grazie Presidente. Sì, l'interrogazione di cui sono primo firmatario, ma che hanno sottoscritto anche i colleghi Incerti, Cenni, Mura e Gavino Manca, riguarda proprio la crisi del comparto ovicaprino, aggravata dal rincaro generalizzato delle materie prime e dei costi energetici. Un comparto, quello ovicaprino sardo, già penalizzato da calamità naturali e che tra l'altro deve fare i conti anche con i ritardi nei pagamenti dei premi. In tutta l'isola si stanno mobilitando anche con manifestazioni pubbliche, tutti gli allevatori chiedono alle istituzioni interventi immediati in grado di garantire non soltanto il giusto prezzo di mercato, ma di salvaguardare anche il comparto produttivo che, lo ricordo, è composto da oltre 12.000 aziende dedite all'allevamento ovicaprino, aziende che producono 300 milioni di litri annui, che rappresentano il 10% di quanto raccolto a livello europeo. Io quindi la mia interrogazione, la nostra interrogazione, tende a sapere quali iniziative intenda intraprendere il governo per ridurre l'impatto dei rincari sui costi di produzione e preservare in questo modo e sostenere il comparto agropastorale e tutta l'agricoltura isolana. Grazie. Grazie, prego Governo. Grazie Presidente, onorevoli deputati. Il Ministero è pienamente consapevole delle problematiche che colpiscono l'intero comparto del settore agricolo e per tale motivo abbiamo adottato una serie di provvedimenti per garantire il reddito anche mediante misure di sostegno. Mi riferisco in particolare all'istituzione del fondo emergenziale filiere in crisi a favore della zootecnia, a cui abbiamo dato immediata attuazione con il decreto ministeriale del 23 luglio 2020. Le risorse ammontano a 90 milioni di euro destinato alle filiere zootecniche dal decreto rilancio. Di tale somma, 9 milioni di euro sono stati destinati alla filiera ovino-caprina, così suddivisa: 0,5 milioni di euro alla filiera caprina e 8,5 milioni di euro alla filiera ovi-caprina. Ricordo inoltre che la legge 178 del 2020, all'articolo 1, commi 128 e 129, ha previsto un fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, volto a garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Peraltro il DM 360.368 del 6 agosto 2021 ha previsto un ristoro immediato per le filiere zootecniche, in particolare per la filiera ovicaprina. Sono stati destinati 7,7 milioni di euro e per la filiera caprina sono stati destinati 0,3 milioni di euro. Occorre poi tenere presente che lo strumento di intervento dei contratti di filiera, stipulato tra i soggetti della filiera agroalimentari e agroenergetiche del Ministero delle Politiche Agricole, sono finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti integrati a carattere interprofessionale e di rilevanza nazionale. In particolare, nell'ambito dei contratti di filiera e di distretto, sono attivi i contratti di filiera anche per il latte ovino, per i quali, a seguito dell'apertura del bando, sono attualmente in corso le pratiche istruttoria di valutazione delle domande. Per favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, lo sviluppo e gli investimenti delle filiere e per sostenere e destagionalizzare nella filiera ovina la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di carnovine, con decreto 3432 del 3 aprile 2020, è stato istituito il Fondo per la competitività delle filiere, ora in fase di modifica e di rifinanziamento al fine di consolidare e ampliare i risultati raggiunti. Il suddetto rifinanziamento prevede una dotazione aggiuntiva pari a 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.
dei quali 4,5 milioni di euro saranno destinati alla filiera delle carni ovine. Assicuro gli onorevoli interroganti che il Ministero continuerà a seguire con estrema attenzione la questione segnalata. Grazie, prego, onorevole Felice. Noi ringraziamo il sottosegretario anche per quest'ultimo impegno che ha assunto sulla attenzione che metterà nel seguire la crisi. Ma ribadiamo che noi siamo del parere che serva un piano straordinario di intervento a sostegno del sistema agricolo sardo. Questo perché davanti a una crisi che ovviamente sotto gli occhi di tutti supera i nostri confini e si abbatte con conseguenze ancora più devastanti su aree economicamente e geograficamente svantaggiate come la Sardegna. Grazie. Bene, grazie a lei. Passiamo all'interrogazione della collega Ciaburro su iniziative del governo per fronteggiare la peste suina africana. Prego. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Signor Sottosegretario, come sappiamo bene, il governo ha finalmente, dopo oltre 2 anni di emergenza possibile che abbiamo annunciato, ha deciso di licenziare quel provvedimento per la gestione dell'emergenza della peste suina africana, che sta danneggiando in modo potenzialmente incontenibile gli allevamenti del nord-ovest italiano oggi. Ma se non gestita, ovviamente si può espandere. In particolare, oggi abbiamo casi registrati in Piemonte e in Liguria. In questo decreto ci sono due disposizioni di particolare interesse. La prima è quella di istituire la figura di un commissario straordinario per l'attuazione del coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. L'altra disposizione riguarda l'adozione di piani appositi di intervento con tempistiche che vanno dai 30 ai 50-60 giorni. Come rammentato da amministrazioni ed associazioni di categoria, l'istituzione di una figura commissariale priva di risorse economiche di alcun tipo difficilmente riuscirà a dare quella spinta necessaria alle amministrazioni coinvolte. Penso al caso della Regione Piemonte che sta facendo fronte all'emergenza con proprie risorse economiche. Per quanto riguarda l'adozione dei piani, le lunghe tempistiche che superano ampiamente le mensilità impediscono di adottare misure effettivamente capaci di rispondere al carattere di urgenza che rappresenta questa emergenza. Alla luce di questi elementi, intendiamo sapere in che modo il MIPAAF intende affrontare l'emergenza PSA permettendo l'adozione di misure di emergenza nelle more dell'adozione dei piani di intervento e fornendo effettive risorse e utilità alla struttura commissariale. Grazie, prego, governo. Grazie Presidente, onorevoli deputati. La questione delineata è da tempo all'attenzione del Governo e del Ministero delle Politiche Agricole, che già ha intrapreso diverse iniziative in sinergia con le altre amministrazioni coinvolte. Sin dalle prime segnalazioni registrate dalle autorità sanitarie, abbiamo attivato un tavolo tecnico specifico con gli stakeholders, il Ministero della Salute e le regioni Piemonte e Liguria interessate direttamente dal ritrovamento delle carcasse dei cinghiali positivi alla peste suina africana, coinvolgendo anche le regioni limitrofe come la Lombardia, l'Emilia-Romagna e la Toscana. L'obiettivo primario è stato porre in essere ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della PSA e alla sua eradicazione a tutela della salute, del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo nazionale e degli interessi economici connessi allo scambio extra-UE e alle esportazioni verso i paesi terzi di suini e prodotti derivati. Al contempo, anche per sostenere le imprese danneggiate dalla peste suina, attraverso il decreto legge Sostegni-Ter, abbiamo introdotto una serie di misure istituendo presso il Ministero due specifici fondi, con una dotazione finanziaria complessiva di 50 milioni di euro. Si tratta di aiuti concreti agli allevamenti e sono il segno della vicinanza del governo all'azienda della filiera suinicola e dell'indotto ad essa collegata, per contenere i danni che possono derivare anche dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati. Peraltro, su proposta dei ministri delle politiche agricole e della salute, nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio scorso è stato approvato un provvedimento d'urgenza atto ad assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela sia del patrimonio suinicolo che del sistema produttivo nazionale per salvaguardare le esportazioni e la filiera stessa. Il provvedimento prevede l'attuazione entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore dei piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana. Inoltre, un DPCM su proposta del Ministro della Salute
delle politiche agricole e degli affari regionali, si provvederà alla nomina di un commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'azione e delle misure messe in atto per prevenire e contenere la diffusione della malattia, che si avvarrà anche del supporto degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre amministrazioni competenti. La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, che assicurerà il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del commissario, è potenziata con un contingente massimo fuori organico pari a 10 unità di personale non dirigenziale dipendente da pubbliche amministrazioni in posizioni di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il commissario straordinario potrà adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli per la salute animale e far fronte a situazioni eccezionali. Nel caso in cui le regioni non adottino nei termini previsti i piani regionali, è previsto l'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003. Detto questo, ritengo che le misure previste possano garantire un'azione immediata, tempestiva e coordinata di monitoraggio e controllo, fondamentale per contenere il contagio, ed in questo quadro il commissario straordinario, anche grazie ai diversi supporti delle diverse amministrazioni coinvolti, disporrà delle risorse necessarie per prevenire e contenere la diffusione della PSA. Assicuro infine che continueremo a seguire la questione con estrema attenzione. Grazie, prego, onorevole Sciaburro. Grazie Presidente. Sottosegretario, ovviamente ci ha confermato quello che già sappiamo esserci, quindi di questo documento con un commissario, eccetera. Io credo che il tempo per prevenire, soprattutto, l'abbiamo sprecato in questi 2 anni, quando anche dall'opposizione Fratelli d'Italia, sia alla Camera che al Senato, aveva preannunciato questo rischio di peste suina africana, ma si è sottovalutato o comunque non affrontato in nessuna misura. E credo anche che oggi si stia facendo poco, perché nel momento in cui si mettono a disposizione 50 milioni al commissario, credo che abbia abbastanza le mani legate. Io vengo dalla provincia di Cuneo, dove ci sono 950.000 suini. Se solo un caso colpisse la provincia di Cuneo, il fermo in stalla di tutti gli animali determinerebbe dei costi importanti, che già solo in un giorno arrivano a circa 1 milione. Per cui le cifre sono davvero come dire, in contrasto con quella che è davvero l'esigenza. Ogni giorno di ritardo sono 660.000 euro, ci dice Confagricoltura, e costa oltre mezzo milione di euro che va a gravare sul bilancio del comparto, che è già colpito dall'aumento, come sappiamo tutti, dei costi del gasolio, mangimi, logistica, confezionamento dei prodotti, caro energia e tutto quello che stiamo affrontando in questo periodo. L'assenza di un quadro normativo che ci permetta di delimitare e circoscrivere questa emergenza sta chiudendo i mercati asiatici, come già è successo anche alla Germania, e questo per un settore che vale oltre 1,5 miliardi di euro di esportazioni, e questo non va bene. In questo quadro capirà che è evidente che il commissario possa e debba avere delle risorse sì più ingenti, ma soprattutto che possa anche operare per andare in deroga a quelli che sono territori protetti, non protetti, perché quello anche crea alle regioni una difficoltà nel poter mettere in campo le misure necessarie per eradicare il problema. Quindi anche la famosissima legge 157 che abbiamo in discussione qui in commissione deve trovare assolutamente un riscontro immediato per poter operare. E bisogna mettere in campo delle forze anche umane per poter andare a fare quella caccia necessaria per limitare il problema dei cinghiali. Siamo in una piena fase di ricognizione, ma occorre anche pensare al contenimento e all'eradicazione. Per questo bisogna che le regioni siano messe in condizione di poter predisporre questi interventi straordinari, come anche menzionato dal dottor Guberti, che è il ricercatore dell'ISPRA. I cinghiali, che sono i principali portatori della malattia, potrebbero fuggire dal perimetro di contenimento e richiedendo quindi questo ricorso alla caccia. Quindi, signor sottosegretario, noi non siamo soddisfatti di quello che si sta mettendo in campo per affrontare questo problema in modo
compiuto in modo serio, in modo responsabile, ma soprattutto cercando di mettere al centro non solo il problema, ma tutto quello che va a determinare su una filiera. In un momento di particolare crisi anche di queste aziende, perché escono da quella che è la pandemia, per cui con tutto il sistema dell'Horeca bloccato, e avevano già dovuto affrontare, sono animali vivi, per cui non è che possono congelare l'animale e non alimentarlo, e quindi avere poi gli animali che continuano a ingrassare ma che non possono mettere sul mercato. Credo che anche su questo occorra inventarsi qualcosa che possa essere di aiuto, uno stoccaggio, mi viene in mente, nazionale, che possa garantire e certificare queste carni. Io credo che Fratelli d'Italia lo dice da più tempo, troppe parole, molti pochi fatti, ma chi ci perde sono sempre le nostre aziende. Grazie. Bene, passiamo all'interrogazione del collega Cillis sull'attuazione del sistema di monitoraggio e tracciabilità del latte nel settore bovino e ovicaprino. Prego. Grazie Presidente. Con l'articolo 3 del decreto legge relativo alle emergenze in agricoltura, decreto legge del 29 marzo 2019, è stato introdotto il sistema di dichiarazioni obbligatorie per il monitoraggio e la tracciabilità del latte nel settore bovino ed ovicaprino. Il sistema delle comunicazioni obbligatorie permetterà il monitoraggio delle produzioni di latte ovino, caprino e bovino, come dicevo, e quello dei prodotti ottenuti dalla lavorazione e soprattutto il controllo del latte e dei prodotti semilavorati situati nei paesi dell'Unione Europea e in paesi terzi. Tra le disposizioni, in linea con quanto da tempo richiesto dalla politica agricola comune PAC per la totale tracciabilità del latte ed analogamente a quanto già accade per il comparto bufalino, sono arrivate in risposta a forti esigenze sfociate poi in una vera e propria protesta degli allevatori italiani, scatenate dalla crisi dovuta dal prezzo del latte e che ha raggiunto il suo culmine nel febbraio 2019, come tutti quanti ricordiamo, con la protesta dei pastori sardi. Dopo un lungo e non facile lavoro di concertazione, soprattutto in relazione ai decreti attuativi in conferenza Stato-Regione, che ha infine portato a separare le disposizioni relative al latte bovino da quelle di altra natura, al momento il sistema di comunicazione obbligatorio attende la reale operatività che è demandata ad AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Il sistema di monitoraggio è molto atteso dal settore, poiché proprio in queste settimane sta dilagando una nuova ondata di protesta, i cui motivi sono da ritrovare nell'aumento dei costi delle materie prime, dovuti soprattutto alle conseguenze inflattive dell'emergenza Covid-19 ed un prezzo del latte che purtroppo non è ancora in grado di remunerare adeguatamente gli allevatori, anzi in questo periodo non riesce nemmeno a sostenere le spese relative alla produzione. Avviare questo sistema garantirebbe trasparenza alla filiera, monitoraggio dei flussi con finalità non ultima di poter ipotizzare anche le strategie economiche e di sviluppo più ampio, di più ampio respiro per tutto il comparto. Detto questo, vorremmo sapere dal sottosegretario a che punto sta il sistema di tracciabilità e che risposta potremmo dare al sistema produttivo lattiero caseario nazionale. Grazie. Prego, grazie a lei, prego governo. Grazie Presidente, onorevoli deputati. Premessa, segnalo che con l'articolo 3 del decreto legge del 29 marzo 2019, convertito con modificazione la legge 21 maggio 2019 numero 44, è stato introdotto il sistema di dichiarazioni obbligatorie per il monitoraggio e la tracciabilità del latte nel settore bovino e ovicaprino. Detto articolo, così come modificato dall'articolo 41,2 bis del decreto legge 30 dicembre 2019 numero 162, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2020 numero 8 e dall'articolo 224,5 del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 numero 77, ha previsto che le modalità di applicazione della disposizione in parola devono essere
effettuate per mezzo di due distinti decreti ministeriali, riferiti rispettivamente al settore del latte bovino e al settore del latte ovicaprino. Si tratta in particolare dei decreti ministeriali numero 360.338 del 6 agosto 2021 e numero 359.383 del 26 agosto 2021, inerenti rispettivamente modalità di applicazioni dell'articolo 151 del regolamento UE numero 1308 del 2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto legge 29 marzo 2019 numero 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 numero 44 per quanto riguarda il latte bovino e modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 29 marzo 2019 numero 27, convertito con modificazione dalla legge 21 maggio 2019 numero 44 per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovicaprino. Entrambi i decreti stabiliscono che gli adempimenti ivi previsti debbono essere espletati conformemente alle modalità operative impartite da AGEA, concordate con le regioni e con l'ICQRF, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione dei decreti stessi, nonché l'emanazione di un provvedimento da parte dell'Agenzia per definire le modalità operative in termini di accesso al mercato. In tal senso, l'AGEA, ufficio monocratico, si è immediatamente attivata per la predisposizione di una bozza delle proprie istruzioni operative, condivisa con il Ministero il 22 ottobre scorso, poi ha fatto seguito una seconda bozza condivisa anche con l'ICQRF l'11 novembre. Il 16 novembre una nuova bozza è stata discussa con le organizzazioni professionali presso il MIPAF, che hanno trasmesso le proprie osservazioni scritte nei giorni successivi, per addivenire ad una nuova bozza condivisa il 1 dicembre. Quest'ultimo documento, che prevedeva l'entrata in vigore dei nuovi adempimenti a decorrere dalle produzioni del gennaio 22, è stato trasmesso alle regioni e province autonome il 2 dicembre e discusso una prima volta il 9 dicembre ed una seconda volta il 20 dicembre. Successivamente le regioni hanno trasmesso numerose osservazioni inerenti in particolare le procedure di controllo e sanzionatorie, nonché il censimento dei nuovi operatori e soprattutto l'entrata in vigore dei nuovi adempimenti. Nella riunione del 20 dicembre, in cui erano presenti AGEA, MIPAF, ICQRF e Regioni, si è condivisa la scelta di differire la ricorrenza dei nuovi adempimenti al 1 luglio 2022. A seguito della condivisione finale, lo scorso 11 febbraio, AGEA, ufficio monocratico, ha quindi adottato le istruzioni operative numero 16, con cui sono state definite le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore del latte e ovicaprino. Grazie Presidente. Bene, chiedo al collega Cilli se è soddisfatto della risposta. Grazie Presidente, per quanto riguarda la risposta mi trovo chiaramente soddisfatto per l'impegno che AGEA ha profuso insieme ai CQRF, al Ministero, al MIPAF per adoperarsi nella integrazione e nello sviluppo delle linee guida per la tracciabilità. Meno soddisfatto, anzi mi permetta una metafora, quella del gambero da parte delle regioni che fanno un passo avanti e due indietro per quanto riguarda lo sviluppo di tale sistema. Come è stato evidenziato dal sottosegretario, le regioni hanno fatto per l'ennesima volta un muro di ostruzionismo rispetto a questa tematica, rimandando al mittente per l'ennesima volta un protocollo che aveva visto concordare non solo gli uffici ministeriali ma anche le organizzazioni dei produttori. Si è avuto un parziale riscontro riuscendo ad ottenere l'attuazione almeno per il settore ovicaprino dell'implementazione del sistema di monitoraggio, ma resta fuori al momento quello del settore bovino. Mi preme sottolineare ciò perché poi nel momento in cui i produttori vanno a richiedere presso gli assessorati tutte le loro richieste, questa situazione deve essere ben chiara perché poi
le persone che adesso stanno protestando al di fuori delle mura degli assessorati regionali, per l'appunto sappiano di che cosa si stanno occupando gli assessori di riferimento e quali sono le loro pecche. Grazie Presidente. Grazie, passiamo all'ultima interrogazione, collega Colinelli, su interventi di semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi pubblici per l'azienda agricola. Prego, onorevole Colinelli. Grazie Presidente, buongiorno Sottosegretario. Parliamo del sistema per cui lo Stato dà una quota di contributo agli allevatori per il pagamento delle polizze assicurative per lo smaltimento delle carcasse. A questo contributo si aggiunge una quota da parte di alcune regioni, come ad esempio la regione Lombardia, e di un circolo virtuoso che ha portato le nostre aziende zootecniche a sottoscrivere queste polizze per lo smaltimento delle carcasse, smettendo di adottare quella pratica illegale che era quella dell'interramento nella lettamaia o in buche di fortuna degli animali morti, dove si arriva a circa un 70% della spesa assicurativa coperta da contributo pubblico e quindi da una forte adesione da parte delle aziende zootecniche, come facevo l'esempio proprio della Lombardia o dell'Emilia Romagna, dove questo contributo arriva a una cifra sostanziosa. Si è verificato a partire dal 2015 che AGEA non sta erogando ai consorzi di difesa, diciamo che sono i capofila di questa interazione tra le aziende e lo Stato, per cui un 50% circa dei contributi dal 2015 ad oggi non è stato erogato. Questa situazione sta creando un problema molto pesante al sistema assicurativo, perché a distanza di quasi 7 anni questi consorzi di difesa sono fortemente esposti nei confronti del sistema bancario. Qualche banca sta già inserendo tra i crediti deteriorati appunto i soldi prestati ai consorzi di difesa e alcune aziende stanno anche uscendo da questo sistema, appunto perché i ritardi di pagamento sono inaccettabili. Ecco, con questa interrogazione siamo a chiedere quali soluzioni stia mettendo in campo il Ministero per risolvere questa situazione incresciosa. Grazie. Grazie a lei, prego Governo. Grazie Presidente, onorevoli deputati. Riguardo allo stato dell'arte dei pagamenti degli aiuti nazionali per lo smaltimento carcasse, evidenziato che per le campagne 2015-2017 sono state erogate ai consorzi appositi anticipi pari all'80% dell'aiuto previsto ai sensi del decreto ministeriale del 6 dicembre 2018 per un importo totale di circa 13 milioni di euro. Complessivamente i pagamenti per le campagne 2015-2019 si attestano a circa 22,3 milioni di euro, corrispondenti al 63,6% dell'importo totale dei premi di cui alle domande di aiuto presentate. Per l'annualità 2020 le polizze sono già in trasmissione dai parti dei consorzi di difesa ed è imminente l'apertura della presentazione delle domande di aiuto. Occorre comunque tener presente che nell'avviso pubblico 2018-2019, così come nell'avviso 2020, è stata introdotta la possibilità di erogare un acconto al beneficiario fino al 40% della spesa premi sostenuta, sottoponendo il pagamento anticipato a clausola risolutiva e confermata la possibilità di erogare l'aiuto al consorzio che ha anticipato il premio su delega del beneficiario. La possibilità di erogare un acconto al beneficiario è stata introdotta anche per le campagne 2015-2017 attraverso una modifica del relativo avviso. Detto questo, è necessario precisare che i mancati pagamenti delle domande di aiuto finora presentate sono ascrivibili ad una serie di fattori, quale la presenza di controlli bloccanti, tipo l'assenza di DURC, la mancata circolarizzazione con le compagnie assicurative, il mancato invio dei dati relativi alle quietanze di pagamento ed il fatto che i pagamenti erogati a seguito dell'istruttoria hanno riguardato solo le domande pienamente ammissibili. Per superare queste difficoltà sono state già attuate dal Ministero e da AGEA alcune azioni volte alla risoluzione delle problematiche
che finora hanno rallentato i pagamenti anche in riferimento all'interoperabilità con banche dati gestiti da altri soggetti istituzionali, volte a garantire l'accesso agli utenti nazionali per l'assicurazione agevolata. In particolare sono state emanate da AGEA apposite istruzioni operative per la corretta gestione dei dubbi e si è proceduto in tal senso alla messa a disposizione dei CA degli elenchi di domande con tali anomalie per consentirne una veloce risoluzione. Rilevo inoltre che sono in corso di imminente implementazione nel SIAN le procedure per consentire l'autorizzazione al pagamento delle domande parzialmente ammissibili. Tali domande saranno ammesse fino all'importo verificato con le procedure in essere e si procederà a comunicare via PEC al produttore l'importo ammesso per consentire la presentazione di un eventuale riesame sulle somme non riconosciute. Per quanto concerne le problematiche connesse all'istruttoria informatizzata delle domande, sono stati affinati i controlli in relazione alle diverse tipologie di allevamento e specie assicurate per ottimizzare le verifiche sulla consistenza con la banca dati nazionale zootecnica. In aggiunta è stata implementata un'apposita funzionalità che consente l'interrogante l'interrogazione della BDN direttamente al momento del rilascio dei piani assicurativi individuali. In ultimo, al fine di andare incontro alle esigenze degli organismi collettivi di difesa, è attualmente in corso il perfezionamento il provvedimento che consente l'erogazione di anticipi ai suddetti organismi, pari all'80% dell'aiuto previsto a partire dalla campagna 2020. Con riferimento alle problematiche di circolarizzazione con le compagnie di assicurazione, evidenzio che a seguito di ulteriori approfondimenti è stata rilevata una forte discordanza tra i dati di polizza presenti al sistema trasmessi dai consorzi di difesa e quelli trasmessi dalle direzioni delle compagnie assicurative. Tale incongruità sta avendo come effetto la cancellazione da parte di alcuni consorzi di molteplici certificati di polizza nel SIAN per le opportune verifiche. Per quanto concerne invece l'assenza di dati di quietanza, AGEA sta sollecitando i consorzi ad inviare le informazioni mancanti. Per tali problematiche sono state inviate ai consorzi apposite comunicacioni con i riepiloghi delle situazioni di anomalia al fine di agevolarli nell'individuazione e nel monitoraggio delle stesse. Rilevo infine che tutte le azioni intraprese sono state presentate e discusse in uno specifico incontro con tutti gli attori del sistema nei primi giorni del corrente mese, e che è volontà di AGEA, di concerto con il Ministero, organizzare riunioni sistematiche con i CA e i consorzi di difesa per valutare congiuntamente l'avanzamento dei lavori. Grazie. Grazie a lei, prego, onorevole Corinelli. Grazie Presidente, sono parzialmente soddisfatto della risposta, nel senso che c'è un'attività in itinere per la risoluzione del problema, ma quando io leggo che 2015-2017 i pagamenti sono dell'80%, 2015-2019 del 63,6%, vuol dire che nell'annualità 18-19 abbiamo erogato abbondantemente meno di un 50% dei contributi necessari. Allora, nel sistema pubblico-privato noi obblighiamo il privato a pagare entro 60 giorni e qua invece vediamo che delle polizze e dei contributi che ormai hanno 4 anni, 3-4 anni, sono stati pagati al 30%. Personalmente sarebbe una cosa che non mi farebbe dormire la notte, perché di mezzo c'è la sopravvivenza dei consorzi di difesa e anche il loro rapporto nei confronti dei clienti e delle banche, che con dei numeri del genere non è sostenibile. Per cui l'auspicio è che la questione possa essere risolta quanto prima e che i pagamenti possano essere celeri, perché come dicevo già delle banche hanno iniziato a mettere a livello di crediti deteriorati dei soldi che sono stati prestati ai consorzi di difesa. Ecco, se ciò dovesse continuare e avvenire ancora, ovviamente porterebbe a una situazione di stallo non solo poi per l'ambito zootecnico, ma che avrebbe ripercussioni a livello assicurativo su tutto il restante ambito agricolo, perché
porterebbe i consorzi di difesa a una situazione insostenibile a livello finanziario. Grazie. Grazie, abbiamo così concluso il questionario.